Ciao ragazzi, primo giorno di università finito, scappo a casa e vi parlo di una cosa importante. Gli esami arretrati, cosa succede, cosa fare, come gestirli. Nel frattempo accendiamo la macchina, mettiamoci la cintura e andiamo a casa. Arrivato a casa, ora tanti di voi mi chiedete cosa fare quando si hanno gli esami indietro, come gestire la situazione. Quindi adesso vi spiego un po' cosa può succedere, come gestirla al meglio e come funzionano i crediti universitari o CFU, perché è in base a quelli che poi andate fuori corso o meno. Ormai sapete di cosa andiamo a parlare oggi, bene, gli esami arretrati, cosa succede se abbiamo degli esami indietro. Esiste una cosa che si chiama piano degli studi. Per chi va all'università, quando inizia l'anno, voi dovete dire all'università quali sono gli esami che avete intenzione di dare. Si compila un piano degli studi con gli esami che volete dare e quanti crediti pesa ogni esame. Cosa sono i crediti? I CFU, crediti universitari, è il peso in ore che l'esame ha su di voi, nel senso un corso che richiede 100 ore di lezione, tra lezione e esercitazione, peserà 10 CFU. Voi avete una soglia massima di CFU, questi crediti, oltre la quale non potete andare. Quindi voi potete inserire tanti esami, tanti quanti sommati i loro crediti non superate questa soglia. Per esempio, al Politecnico, come vedrete dalla clip che vi faccio vedere ora, la soglia di CFU è di 80 crediti all'anno. Cosa vuol dire? Voi potete inserire quanti esami volete nel vostro piano fino al momento in cui toccate questa soglia. Al di sopra di questa non potete più inserire esami. Ed è qui che arrivano i problemi, perché se voi non riuscite a dare abbastanza esami da avere troppi esami indietro e aggiungendo gli esami indietro nel piano di studio inizio anno con gli esami nuovi che volete dare superate questa soglia, non potete dare tutti gli esami che volete. Però cosa succede? In genere quando voi siete in questa situazione vuol dire che avete parecchi esami indietro, 2, 3, 4 esami indietro. E il consiglio che vi do io, perché ci sono passato, anzi ci sto passando ora, quando ho cambiato da fisica e informatica ho perso degli esami. Nella sessione successiva ho dato gli esami che ho potuto, ma avevo comunque degli esami indietro. Adesso è iniziato un nuovo anno accademico e non ho abbastanza e supero la soglia degli 80 crediti se dovessi inserire tutti gli esami. Questo cosa vuol dire? All'atto pratico, che molto probabilmente, anzi sicuramente, mi laureerò in ritardo. Io ho ipotecato di laurearmi nel 2021. Al lato degli esami, cosa vuol dire? Che io adesso ho inserito nel piano degli studi gli esami di quest'anno, non tutti, perché una parte di crediti li ho spesi per inserire gli esami dell'anno scorso. Ora vi spiegherò il metodo che reputo migliore per me, quindi non è oggettivo, per riuscire a dare il maggior numero di esami possibili nel minor numero di sessioni possibili con dei buoni voti. Ipotizzate di avere questa situazione, dovete dare 4 esami in una sessione. Cosa succede se non siete dei maestri, dei master dell'università che prendono sempre voti altissimi? Che molto probabilmente andate in conflitto perché avete troppe cose da fare. Quindi può succedere che ne prepariate o 4 male, o 2 bene, uno venite bocciati e siete frustrati perché dite: caspita, non sono riuscito a dare tutti al primo appello, quindi me li sto portando dietro. Quando in realtà la cosa migliore che potete fare è innanzitutto non mentire a voi stessi, quindi non andare a un esame impreparato e prendere scuse del cavolo, tipo era difficile questo appello, il professore è stato stronzo. Ci sono gli appelli difficili, ci sono i professori stronzi, però ha senso dirlo a se stessi solo quando si è davvero ultra preparati e l'appello è impossibile. Non prenderla come scusa perché poi diventa un vizio. Comunque, voi avete questi 4 esami alla sessione di gennaio. Cos'è che fate? Magari uno avete 3 parziali. Uno di questi 4 esami lo date coi parziali. Bene, vi impegnate. Così arrivate alla sessione di gennaio che già avete un esame in meno. La sessione ha 2 appelli, vuol dire 2 set di date in cui gli esami si danno. Generalmente sono distanziati di un mesetto circa, magari con esami di una settimana, altri di 2. Non datene 3 subito con il rischio di darne 3 male, magari fate 2 e 1 o 1 e 2. Date prima l'esame per cui siete più preparati o quello che sapete che riuscite a preparare in meno tempo, in modo tale che voi spezzando non vi renderete conto, ma arrivate alla fine della sessione che avete dato tutti gli esami, ovviamente se vi siete impegnati e avete studiato, quando in realtà se voi provaste a dare tutti gli esami insieme, si crea questo problema di conflitto che molte volte può causare un andamento non ottimale o addirittura la bocciatura da uno se non più esami. L'ho sperimentato, per me ha funzionato, per
per tanti miei compagni dell'università funziona questo metodo e provare per credere. È normale magari al primo anno andare un po' nel panico, voler dar tutto subito, si arriva alla fine con uno o due esami indietro. Alla prossima sessione provate questa tecnica, spezzateci i due appelli, avete due appelli, sfruttateli, perché è molto importante suddividere il lavoro per non arrivare con una congestione di troppo lavoro da fare, sia perché non rendete bene, sia perché vi stressa ed è un circolo vizioso. Voi dovete evitare queste cose, stare nelle acque più sicure possibili, perché siamo tutti forti e ce la facciamo. L'università non è impossibile. Se siete demoralizzati, un periodo difficile, non preoccupatevi, ci siamo passati in tanti, non tutti, c'è chi è strabravo, ma ragazzi, il mondo non è fatto solo di geni. Prendete la sfida con le pinze, cioè lavorate bene, suddividete il lavoro, provate questa tecnica, secondo me funziona. Ora che sapete questo trucco su come affrontare la sessione di esami, vedrete che avrete molta meno ansia e l'ostacolo vi sembrerà meno grande. Però comunque voi dovete impegnarvi, mi raccomando, l'impegno è fondamentale, perché dal cielo cade solo l'acqua. L'anno è appena iniziato, la prima settimana dell'università è finita, per me è andata bene, mi stanno piacendo i nuovi corsi del terzo anno di informatica e tantissimi di voi mi hanno scritto, abbiamo superato i 1000 iscritti in queste due settimane in cui non ho fatto video, non ci avrei mai pensato in così poco tempo, con così pochi video. Tra l'altro mi mandate un sacco di messaggi in cui mi dite grande, continua così. Questo mi sta dando tantissima motivazione per andare avanti e portarvi sempre contenuti migliori. Alcuni di voi mi hanno anche fermato all'università, credetemi, mi fa solo piacere, ci siamo fatti due chiacchiere in compagnia, quindi non siate timidi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!